Ciao a tutti, buonasera e bentrovati a Si fa sera, parliamone. Stasera con noi in studio abbiamo come ospite Don Luciano Cantini. Buonasera, Don Buonasera. Luciano, che è presidente della Fondazione Caritas Livorno e parroco a San Pio X. E anche Giusy D'Agostino. Buonasera, Giusy, Buonasera a tutti. che è responsabile della Caritas diocesana, dell'ufficio di pastorale di carità della diocesi di Livorno. Li abbiamo invitati per parlare oggi di fraternità, di un avvento che è cominciato domenica scorsa e di tutte le iniziative, di tutte le attività, i servizi, gli impegni a cui si dedica Caritas, sia dal punto di vista pastorale, sia dal punto di vista anche proprio delle attività con tanti appunto servizi che fa la fondazione. Ma innanzitutto, diciamolo, Don Luciano, un parroco, lei ha sicuramente parlato dell'Avvento ai suoi fedeli, no? Cos'è questo periodo? Come dobbiamo viverlo? Allora, intanto avvento significa venuta, e da noi non ha così quell'impatto sulle persone, sulle famiglie che c'ha invece nel centro d'Europa, dove è un po' più vissuto, e da lì viene la corona d'avvento, per esempio. E questo tempo è il tempo in cui noi viviamo l'esperienza del popolo di Israele che attende ancora il Messia e l'attesa che invece il popolo di Israele, gli abitanti di Gerusalemme e della Palestina attendono il Messia. Nello stesso tempo ci abbiamo noi che abbiamo già fatto l'esperienza di Cristo nella nostra storia, che attendiamo la seconda venuta alla fine del tempo. Ecco, quindi l'Avvento sta fra due venute, quella della nascita di Gesù e quella seconda venuta che avverrà appunto alla fine del tempo. Vi ricordo il nostro numero di telefono per chi volesse interagire con i nostri ospiti, è quello che vedete tra pochissimo in sovraimpressione. Ringrazio Fabio Vallini in regia che tra poco lo manderà in sovraimpressione per fare eventualmente qualche domanda appunto a Don Luciano e a Giusy. Ecco, ma si parla anche Don Luciano di avvento di fraternità, perché c'è una domenica particolare, no, dedicata a Allora, la questo. domenica dedicata all'Avvento di Fraternità è la terza domenica di Avvento. Le domeniche di Avvento sono quattro, ma non sono quattro le settimane. Quest'anno, per l'appunto, l'ultima domenica d'Avvento è il giorno prima di Natale, per cui un pochino ci scombina un po' il senso prolungato dell'attesa. Quindi un Avvento un po' più corto. Avvento di Fraternità perché ci aiuta a riscoprire il senso di Chiesa. Il senso di chiesa è quella di un popolo che attende. Allora, la dimensione del popolo è una dimensione di fraternità, da cui nessuno è escluso. Allora, ecco che nell'avvento di fraternità si cerca di pensare di mettere un po' più l'occhio su coloro che sono meno presenti nella nostra vita, nella nostra storia, quelli che sono più emarginati, coloro che hanno più bisogno. Ecco perché avvento di fraternità. C'è un evento particolare che sarà proprio celebrato durante questo avvento, che è l'inaugurazione dell'Emporio Solidale. Già stata fatta la presentazione in ottobre, però adesso avverrà l'inaugurazione il 20, Il giusto? 20 di dicembre, normalmente in quella data più o meno, il vescovo incontra le autorità della città per fare gli auguri di Natale, una sbicchierata insieme, e questa volta il vescovo, invece di farla nel vescovado in casa sua, la fa all'Emporio. In quella sala che ora state vedendo, dove c'è una riunione di volontari che si stanno preparando alla gestione dell'emporio quando il tutto sarà messo in piedi, dicevo, e il 20 ci sarà l'inaugurazione. Ancora lì è tutto vuoto, vedete qui che stanno progettando il mobilio, gli scaffali e tutto il resto che stanno arrivando in questi giorni, e quindi per il 20 penso che sarà tutto pronto. Sarà tutto pronto, ma naturalmente chi volesse può ancora donare e dare il proprio contributo alla creazione di questo Emporio Solidale. E dalla regia poi manderanno il l'Iban a cui poter fare le donazioni proprio per sostenere quest'opera segno del 2023. Ci sarà poi anche le feste di Natale, giusto, Don Luciano? Allora, ci sarà una festa d'avvento,
con i ragazzi della diocesi il 16 di dicembre, appunto la terza domenica, il sabato della terza domenica d'Avvento, dove i ragazzi saranno accolti alle 4 del pomeriggio davanti alla cattedrale. Contemporaneamente alla stazione ferroviaria di Livorno arriva la lampada che è stata accesa a Betlemme, che è stata portata a cura degli scout un po' in tutto il mondo, quindi arriva anche a Livorno. I ragazzi entrano in cattedrale e fanno un percorso all'interno della cattedrale che è di riflessione, di preghiera e anche di festa. Arriva la lampada, un momento di riflessione sulla pace e di preghiera sulla pace, e termina poi davanti all'altare del Santissimo, dove il vescovo concluderà e farà la sua riflessione. Questo è quello che è in Il programma il 16. 16, però contemporaneamente dall'8 in poi a fianco alla cattedrale ci sarà una baracca di legno, con i gazebo delle associazioni di volontariato che si occupano del sociale e della carità, e lì ci sarà la possibilità non solo di essere informati sulle attività che ogni singola ente fa, ma anche di contribuire come si può a queste fondazioni, a queste enti. Per noi abbiamo avuto un bel regalo da parte del Pastificio Chiesa, e quindi saranno messi a disposizione dei sacchetti di pasta artigianale che è possibile avere in cambio di un'offerta. Tra l'altro poi ci sarà anche la donazione dei regali, no? I bambini saranno coinvolti in una festa del 21, se non mi Il sbaglio, il 21 giorno. c'è la festa dei bimbi, sono i bimbi delle famiglie che ospitiamo o con cui abbiamo relazione, che vengono da noi in fondazione in Via Lapira, e ci sarà l'arrivo anche di Babbo Natale, credo, qualcosa di questo genere, e ci sarà la distribuzione di regali. Quest'anno i regali sono stati procurati, donati da un'associazione che si chiama Le Scintille di Maria, che hanno voluto essere presenti a questa, qui è l'edizione dell'anno scorso che si sta vedendo, essere presenti con un segno tangibile, che sono i regali, che ecco la foto dove si Che sono vedono i arrivati regali che stanno in questi giorni, arrivando. stanno Sì. arrivando. Quindi, insomma, già la generosità è davvero stata tanta in questo periodo e già comincia, ma sarà anche nei prossimi Ma giorni. Livorno, devo dire la verità, è una città che ha sempre il cuore in mano, basta un pochino sollecitarlo che è subito pronto. Capisco che viviamo un tempo non felice, non opulento, almeno per molti, ma forse è proprio là dove manca l'opulenza che aumenta di più la generosità. Giusy, la Caritas diocesana, che differenza c'è con la fondazione? Perché a volte magari qualcuno può confonderle queste due realtà, giusto? Sì, è giusto, a volte così nel comune parlare si possono confondere queste realtà, però ecco diciamo questo, che la Caritas diocesana è un ufficio di pastorale della diocesi, come ci sono anche altri uffici, quale l'ufficio missionario, l'ufficio catechistico, ora sono questi così che mi vengono così in mente, l'ufficio per l'ecumenismo. Però la Caritas diocesana ha questo scopo, ecco, di sollecitare le varie parrocchie, le varie comunità della diocesi a questo essere carità. Noi sappiamo che la Chiesa è carità, quindi la Chiesa siamo noi, ogni battezzato è carità, cioè si deve donare, la vita è un dono e quindi si vive donandola. Però per fare questo poi abbiamo bisogno anche di un braccio operativo, detto così tra virgolette. E il braccio operativo sono tutte queste cose che ci ha detto ora Don Luciano. Ecco perché ogni Caritas diocesana ha il suo braccio operativo. Nel nostro caso a Livorno abbiamo la Fondazione Caritas Livorno. La Fondazione Caritas Livorno è un ente del terzo settore. Quindi risponde a tutti i canoni che la normativa vigente così indica e nel contempo può avere dei suoi dipendenti, può partecipare a dei bandi di progetto, però sempre su indicazione di quello che è la realtà del nostro territorio, quindi anche su quello che sono le indicazioni della nostra Chiesa di Livorno.
E ci sono poi le Caritas parrocchiali che in un qualche modo voi coordinate, giusto? Qui Esatto. abbiamo avuto ospite la signora Conforti della sorgente del villaggio, abbiamo anche le immagini perché la realtà del quinto vicariato riesce con le, unire, no? Attraverso l'associazione a operare sul territorio. Questo è un altro braccio operativo, diciamo così, Ecco, la sorgente del della carità, villaggio. come dicevi tu, Chiara, appunto è il braccio operativo della Caritas del Quinto Vicariato, quindi la zona che è sul mare, che va da Dopo Quercianella fino giù a Vada. Invece qui sul Livorno abbiamo la Fondazione Caritas Livorno. Che ruolo hanno, se così vogliamo dire, le Caritas parrocchiali? Prima di tutto le Caritas parrocchiali sono importanti perché in ogni parrocchia poi ci sono a livello parrocchiale, le varie branche, così come ci sono a livello diocesano, quindi il discorso liturgico, della catechesi, della missione e anche della carità. E le Caritas parrocchiali sono fondamentali per quello che è il lavoro della fondazione, perché le Caritas parrocchiali, diciamo che sono le sentinelle sul territorio, perché colui che ha bisogno va alla Caritas parrocchiale. Quindi il centro di ascolto della Caritas parrocchiale è fondamentale perché da lì poi le informazioni vengono trasmesse alla Fondazione Caritas e quindi la Fondazione sa benissimo chi accogliere, qual è la situazione, come comportarsi, come fare. E ora, ormai già da tempo, però queste informazioni arrivano in modo così telematico, cioè quasi tutte le Caritas parrocchiali hanno il loro computer, sono collegate ad un sistema operativo che una volta inseriti i dati lì di coloro che si rivolgono, poi pari pari vengono lette in fondazione. Quindi c'è una rete capillare che si occupa di queste situazioni. Don Luciano, ma le strutture sono tantissime, ne abbiamo parlato spesso anche qui in trasmissione, però le possiamo cominciare ad elencare, ad esempio Villa Benedetta che accoglie bambini, no? Che Villa cosa? Le Benedetta che accoglie le mamme mamme gestanti con i e con i bambini, bambini esatto. piccolissimi. Poi c'è Le vediamo qui. le novità di quest'anno sono una casa in via Roma che accoglie gli studenti universitari. Poi c'è la casa in via delle Calere che accoglie i minori stranieri non accompagnati. Poi c'è come strutture, diciamo, sono queste le grosse, poi c'è la scuola dei mestieri, ci sono qualcosa come 15 appartamenti che sono destinati all'emergenza abitativa, ci sono 3 appartamenti che sono destinati agli stranieri che sono in Italia, una struttura per gli afghani, una struttura per gli ucraini. Insomma, quando si parla di Fondazione Caritas si parla di un ente che mantiene e quindi gestisce con tutti i problemi della manutenzione ordinaria e straordinaria circa 18 strutture, dove alcune strutture sono magari un appartamento, altre strutture sono invece, non so, Più per esempio come a complesse, Shanghai, decenti, certo. un luogo di accoglienza, oppure sono addirittura 10 appartamenti come in via Bonaini. Ad esempio in via Donnini, che vediamo adesso le immagini, ci sono anche dei servizi legati proprio alle famiglie, no? Di Sì, attenzione, oltre allora alla lì scuola dei la mestieri. cosa interessante di Via Donnini, oltre la scuola dei mestieri, oltre le abitazioni di alcune persone in emergenza abitativa, c'è quello che viene chiamato lo spazio neutro. Lo spazio neutro è un luogo dove, su indicazione delle assistenze sociali, dei tribunali, eccetera, i bambini che sono in difficoltà di rapporti con i loro genitori possono incontrare gli adulti referenti, babbo, mamma o tutte e due insieme, alla presenza di personale specializzato che, vigila sul tipo di relazione, fa una relazione su quello che avviene, c'è addirittura una persona all'esterno che vigila perché l'incontro sia mantenuto nella maggiore tranquillità possibile. È possibile addirittura videoregistrare il comportamento dei ragazzi e dei genitori e quindi è un aiutare le famiglie a fare un passo avanti perché nel loro interno ci sia una integrazione che a volte certi episodi, certi fatti rompono e rendono impossibile. E questa è una struttura, diciamo,
Molto, molto forte, molto interessante, molto, molto pregnante, perché quando si parla di bimbi si sa, no? Ah, sì. Poi noi a Livorno bimbi. I bimbi, sono sempre bimbi fino a 80 anni. A proposito della scuola dei mestieri, la nostra Federica Veroni ci ha intervistato, ci ha mandato questo video di una signora che ha frequentato uno dei corsi della scuola dei mestieri e ci racconta com'è È quello andata. di panificazione. Panificazione, ascoltiamola. Ciao Leila, buongiorno. Volevo Federica. sapere come stai venuta a conoscenza del corso della scuola dei mestieri organizzato dalla Fondazione Caritas Livorno. È tramite la pagina della Caritas via Facebook, via internet. Ho visto l'annuncio, poi ho chiamato e sono andata a fare l'iscrizione subito. Che tipo di corso hai scelto? Era il corso della panificazione. È stato un corso interessante, ti è piaciuto? Sì, molto, sì. Era un corso molto, molto interessante per me. E come docenti, relazione con le altre persone che facevano il corso con te, ti sei trovata bene? Sì, perché il docente era così esperto a metterci tutti a nostro agio, diciamo. Ringrazio anche Valerio per questo corso. Bene. E poi dopo, quando una volta finito il corso, ti è stato utile a livello lavorativo? Sì, subito dopo ho fatto, diciamo, un tirocino in una pizzeria, era per un certo, per qualche settimana, ma era troppo, diciamo, interessante, perché facevo gli impasti senza glutine e era una cosa nuova per me. Bene, Sì. bene. È un corso che consiglieresti? Sì, per tutti. Per tutti. Sì. Bene, grazie. Sì, qui è abbastanza evidente, no? Le persone vengono, partecipano al corso, acquisiscono determinate capacità e poi è più facile trovare lavoro. Ma non è tanto il fatto di trovare lavoro, è il fatto di creare una dimensione sociale all'interno dei corsi e di rieducare le persone alle relazioni e quindi a rapportarsi col datore di lavoro. È veramente una scuola che non è soltanto imparare le tecniche del mestiere, anche, ma rieducare l'umanità per entrare in relazione con gli altri. Giusy, il vescovo aveva lanciato in qualche occasione questa idea che le parrocchie si prendessero in carico le diverse strutture di Caritas, in che senso? Una sorta di affiliazione, no? Come si potrebbe definire, come si potrebbe Sì, ecco, interpretare abbiamo quest'idea? sentito Don Luciano che ha presentato tanti e tanti servizi che svolge la fondazione e chiaramente, come diceva sempre Don Luciano, per seguire questi servizi necessita di personale specializzato e questi sono gli operatori della Fondazione Caritas. Però non sono sufficienti, non bastano, perché per fare questo necessita anche tutta una serie di volontari. Allora ecco che le Caritas parrocchiali sono chiamate in questo tempo a ripensare un pochino a come il loro servizio si può ancora di più crescere e trasformarsi. Cioè cosa fare? Prendersi in carico uno di questi servizi elencati da Don Luciano che appunto porta avanti la fondazione. Per esempio, Villa Benedetta è nella zona di Montenero Castellaccio si trova. Allora le parrocchie che sono di quella zona potrebbero prendersi a cuore e quindi svolgere il loro volontariato in quella zona lì. Per esempio la zona delle sorgenti di Fiorentina che gravita intorno a tutto il centro di Via Donnini, che prima appunto si vedevano anche le immagini, potrebbe fare del volontariato in questa struttura. Tutto questo perché è importante? È importante prima di tutto perché in questo modo si esce, diciamo, dal confine della parrocchia e si va un attimino oltre, si va incontro. E poi il volontariato, come ho detto prima, è sempre un pochino un dono di sé. E allora è bello potersi donare, potersi incontrare gli altri, perché tutte queste cose che abbiamo detto finora, qual è poi l'obiettivo fondamentale? L'obiettivo è quello di saper ridonare dignità all'altro, perché prima di tutto c'è la dignità.
e poi arrivano tutte le altre cose. A proposito di ragazze, vediamo tante immagini di giovani che si occupano del volontariato, in qualche modo danno una mano. Addirittura il vescovo dice potrebbe essere carino lanciare anche un'idea di un'alternanza scuola-servizio civile, no? In modo proprio da educare al dono di sé. Se ne parlava anche nell'ambito del discorso della violenza alle donne, no? Di questi tragici fatti che c'erano stati. Proprio ripartire, no? Dall'esperienza del volontariato come prima educazione all'affettività. Voi cosa ne pensate di questa Allora, idea? noi facciamo un servizio di attenzione alla scuola, quindi abbiamo dei nostri operatori che vanno a visitare le classi, hanno degli appuntamenti e a conclusione poi di un anno con queste cose si fa la proposta di venire a passare una settimana in fondazione. E quest'anno abbiamo avuto due ragazzi delle scuole che hanno fatto questo tipo di esperienza, che è un'esperienza estremamente arricchente, no? Perché ti mettono in contatto con un mondo che neanche conosci. Noi siamo, ognuno è abituato a vivere nel suo mondo, nella sua realtà, nelle sue relazioni, trovarsi in una realtà totalmente diversa, è chiaro che dall'inizio sconvolge e poi piano piano ti appassiona. Ecco, quindi il volontariato nasce proprio da una esperienza. Fare un'esperienza di volontariato, anche se limitata nel tempo, però arricchisce l'animo e predispone ad un'azione di carità nel futuro. Vediamo questi due volontari di quest'anno, proprio di quest'estate, che raccontano la loro esperienza. Sono Alice, ho 17 anni e frequento la quarta all'Istituto Tecnico Indirizzo Chimico. Mi chiamo Nicolò Scartazza, ho 17 anni e studio al Liceo Ciccioni, Scienze Applicate. Ho conosciuto la Fondazione Caritas grazie al GREST perché la mia scuola ha fatto un progetto appunto organizzato dalla Fondazione. Durante questo laboratorio ci è stato fatto vedere un volantino del GREST e allora io mi sono informata, ho scritto alla Fondazione Caritas. Il GREST è stata una bellissima esperienza perché abbiamo conosciuto varie persone di diverse nazionalità, bambini, ragazzi anche della nostra età e persone che appunto aiutano questi altri ragazzi a avere una vita migliore, a potersi godere in pieno la loro vita. Abbiamo girato per diverse strutture, la struttura mamma bambino oppure una struttura di minori stranieri non accompagnati. Abbiamo fatto sia la scuola dei mestieri, quindi siamo andati lì, abbiamo cucinato, siamo stati a contatto con le persone che imparavano a cucinare. Appena abbiamo finito il GREST, ammetto di aver pianto un pochino perché mi dispiaceva. E per questo ho deciso poi, un mesetto dopo, di ritornare a fare volontariato perché è stata un'esperienza che mi ha toccato particolarmente nel profondo. Abbiamo mandato una mail al direttore che ha accettato la nostra richiesta, siamo venuti qui, ci hanno accolti a braccia aperte e siamo andati a dare una mano principalmente alla mensa. Il rapporto con gli altri volontari è genuino, ci troviamo strabene con tutti e ci hanno detto che siamo i migliori per ora arrivati, ma probabilmente lo diranno a tutti quelli che vengono nuovi. Consiglierei assolutamente entrambe le esperienze. Ovviamente il GREST è molto più generale e ti fa da base per sapere ogni dettaglio di quello che fanno qui e di come riescono ad aiutare le persone. Mentre il volontariato di base ti fa lavorare più faccia a faccia con le persone e capisci che alla fine, quando tanta gente si ritrova insieme a mangiare, non si è così tanto diversi. Bellino, è una bella testimonianza questi due Sì. ragazzi. Non ci hanno sentito parlare anche di testamenti solidali. Di cosa si tratta? Che idea è questa? Un'altra che avete lanciato Allora, in questo l'idea è periodo? semplice, ci sono persone che hanno nella prospettiva della loro fine vita di non sapere a chi lasciare le cose che hanno. Allora, Fondazione Caritas è uno dei luoghi a cui si può affidare i propri beni. Sapendo che questi beni che vengono lasciati alla Fondazione Caritas hanno
la finalità che avete visto, insomma, e servono per gli altri, no? Per arricchire l'umanità che ci circonda. Quindi, come si fa? È un testamento come gli altri, in cui si decide di lasciare un bene o tutto, no? alla fondazione. Si redige semplicemente un atto scritto completamente a mano, datato, firmato e conservato da qualche parte. Ecco, questo al momento in cui succede quello che succede a ogni uomo, quel testamento viene pubblicato e avviene il passaggio, e non ha costi, perché noi in quanto ETS siamo esenti dal pagamento di tasse. C'è un problema in effetti su questi testamenti solidali, è quando uno ha scritto il testamento, siccome è valido l'ultimo testamento scritto, occorre avere la certezza che poi non viene estorta nessun'altra edizione, cosa che purtroppo a volte succede. E allora, l'altro suggerimento è quello di fare una donazione in vita. Si fa la donazione alla Fondazione Caritas della nuda proprietà, per cui uno rimane in usufrutto di tutti i suoi beni come se fossero totalmente suoi, e mentre invece la proprietà dell'immobile o di quello che sono passano alla fondazione. Tra l'altro è possibile fare un contratto con la fondazione, la quale si prende carico per una certa cifra, una certa percentuale, nel caso in cui la persona donante si trovasse in necessità, è la fondazione che utilizza parte di quel bene che ha ricevuto per sostenere l'anzianità o il problema che il donatore manifesta in quel momento. Ha un costo, perché sono le spese notarili, però è sicuramente un sistema molto, molto più sicuro per trasferire i propri beni e dare ai propri beni un futuro. E poi anche un bene, diciamo, dati a chi ha più bisogno, quindi diciamo anche con una umanità verso gli altri, verso chi è in difficoltà. Un ultimo appello, Giusy, in questi minuti che ci restano, ai volontari, perché immagino che Caritas va avanti anche durante le feste e quindi ci sarà bisogno sempre di qualcuno che aiuta. Ecco, la Caritas, come la Chiesa, tutti i giorni è aperta, è disponibile. E in questo periodo di avvento che ci prepara al Natale e poi tutto quello che sarà il tempo di Natale, ancora di più i volontari servono. Quindi chiunque, non solo le Caritas parrocchiali, ma chiunque desidera donare un po' del proprio tempo, basta rivolgersi alla Fondazione Caritas, alla Caritas diocesana, cioè attraverso il Vescovado, il Palazzo Vescovile, dove noi lì abbiamo la sede, e può dire così la propria disponibilità di tempo. Dove verrà impegnato? Sarà sicuramente impegnato in questo periodo a quello che è tutta la nostra presenza in cattedrale, in Piazza Grande, la nostra presenza ora per ormai prossimi all'inaugurazione dell'Emporio Solidale e alla presenza del servizio per la mensa. Quindi ben vengano queste disponibilità di tempo, perché appunto nel donarsi si incontra l'altro e sicuramente saremo tutti anche più sereni e saremo più in pace con noi stessi e anche con gli altri. Comunque volontari non solo a Natale, tutto sempre, l'anno sono sempre, sempre ben accetti. Sempre, sempre, sempre. Grazie Don Luciano, grazie Giusy di averci fatto partecipi di questa realtà così bella e così impegnativa anche sicuramente nella nostra città, ma anche in tutta la diocesi, in tutta la provincia di Livorno. Vi aspettiamo in cattedrale a vedere tutti gli stand dei Caritas. Grazie di essere stati con noi, ci vediamo la prossima settimana, ciao a tutti.